Buongiorno e benvenuti a TG Labium Digital News. In apertura un'innovazione che semplificherà la vita al cittadino. Dal 15 marzo si potrà accedere a oltre 600 servizi online legati alla pubblica amministrazione attraverso un semplice account. Sentiamo i dettagli nel servizio di Francesca Romana Genoviva. Il governo lancia SPID, il sistema pubblico per l'identità digitale, che permetterà di accedere a 600 servizi della pubblica amministrazione online. Non è possibile che internet sia così presente nelle nostre vite e che le amministrazioni siano viste solo come file e faldoni, ha detto la ministra della pubblica amministrazione, Marianna Madia. SPID funziona tramite un sistema di identità digitali basate su username e password. Ogni cittadino può farne richiesta a uno dei tre gestori del servizio, InfoCert, TIM e Poste Italiane. Nonostante l'entusiasmo del governo, le modalità sono tutt'altro che semplici. TIM richiede che l'utente abbia una firma digitale o la carta nazionale dei servizi. Alle Poste, chi possiede un lettore bancoposta o un numero di telefono certificato su Poste Pay può effettuare la registrazione online. Gli altri, invece, devono recarsi agli sportelli abilitati. SPID partirà il 15 marzo. Aderiscono da subito l'Agenzia delle Entrate, l'INPS e l'INAIL, i comuni di Firenze, Venezia e Lecce e 6 regioni. Entro 24 mesi, tutti i servizi della pubblica amministrazione dovranno accettare l'identificazione tramite SPID. C'era una volta il reato di diffamazione a mezzo stampa e adesso arriva anche il reato di diffamazione a mezzo Facebook. Carlo Terzano. La bacheca di Facebook come la pagina di un giornale. Il paragone potrebbe gonfiare l'ego a più di un internauta, ma in realtà regge solo nelle aule dei tribunali. La Cassazione ha infatti stabilito che, nel caso in cui si abbia la malaugurata idea di insultare qualcuno tramite il social network di Mark Zuckerberg, scatti l'aggravante della diffamazione a mezzo stampa. Questo perché, sostiene la Suprema Corte, il messaggio potrebbe essere letto da una pluralità indeterminata di individui, proprio come se venisse pubblicato su di un quotidiano. Ma la sentenza della Cassazione non è l'unica che lega sempre più i social al mondo del giornalismo. Secondo Marketing Land, sito finanziario americano, Facebook a breve sfiderà apertamente Google News con un nuovo servizio che permetterà di ricevere le notizie in chat. Il funzionamento dovrebbe essere poco invasivo e limitarsi ai titoli delle news più importanti. Messenger, la popolare applicazione per smartphone, è insomma destinata a cambiare completamente. La stampa si fonda con Repubblica e la notizia scuote il panorama editoriale italiano. Il mercato accoglie così il primo vero gigante, l'intervista a Massimo Russo, co-direttore del quotidiano torinese, a cura di Lorenzo Gottardo. A pochi giorni dalla fusione tra Itedi e il gruppo L'Espresso, abbiamo incontrato al News Impact Summit di Milano Massimo Russo, co-direttore della stampa, per parlare con lui di un nuovo polo editoriale che comprenderà molti dei principali quotidiani nazionali e locali d'Italia. È un passaggio che porta la possibilità di avere delle piattaforme comuni e avere dei processi industriali comuni e che quindi in qualche modo consentano di ammortizzare meglio i costi. Alla fine io credo che rimarranno probabilmente 7-8 grandi gruppi editoriali in Europa, non di più. Ma questo nuovo gigante dell'editoria ha sollevato fin da subito critiche e dubbi. Da chi teme il sorgere di un monopolio dell'informazione a chi immagina un'omologazione dei prodotti editoriali che vi faranno capo. I soggetti con i quali i giornali sono in concorrenza non sono più solo altri giornali, sono piattaforme digitali che hanno capacità globali ed è con queste che bisogna misurarsi ogni giorno. Quel che visto dall'Italia può sembrare come una posizione di rilievo, in realtà se poi la guardiamo solo con una prospettiva europea o con una prospettiva globale è qualcosa di molto più piccolo, è qualcosa che forse non è ancora nemmeno grande abbastanza per reggere alle sfide globali. Il Wall Street Journal non ha paura dei fantasmi. Il quotidiano statunitense ha di recente aperto il suo profilo Snapchat, il network californiano che ha come icona un fantasmino. Il Wall Street Journal è il primo giornale americano a sbarcare sul social, secondo solo al britannico Daily Mail. Una mini redazione di 5 persone cura i contenuti pubblicati sul proprio profilo. La decisione del giornale americano di essere presente su Snapchat è in linea con l'aumento di iscrizioni al social, specie tra i giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni.
1.300.000 euro in 96 secondi netti è quanto ha raccolto tramite crowdfunding la startup londinese Mondo, ideata da Tom Blomfield, un conto bancario mobile da usare con lo smartphone che abbatte le commissioni sul bancomat e si adatta alle esigenze degli utenti più giovani. Per Blomfield e compagni resta ora un solo ostacolo da superare, l'ostilità e le resistenze delle banche convenzionali. A velocizzare i tempi della politica italiana potrebbe non essere una riforma costituzionale, ma un software ideato da un ricercatore del CERN di Ginevra. Sentiamo Omar Bellicini. Né regolamenti né codici etici. Contro l'ostruzionismo dell'opposizione arriva il supercanguro digitale. Non si tratta di un film di dubbio gusto, ma dell'invenzione di un giovane ricercatore italiano. Jacopo Notar Stefano, 28enne pisano con una laurea in matematica e un rapporto di collaborazione col CERN di Ginevra, ha creato un codice che smonta il software Fabbrica Emendamenti del senatore Roberto Calderoli. Un programma salito alla ribalta la scorsa estate, quando consentì di generare circa 83 milioni di emendamenti al DDL Boschi sulla riforma del Senato. L'invenzione potrà essere impiegata per impedire il meccanismo di dilatazione dei tempi parlamentari utilizzato dal senatore della Lega per opporsi alle proposte del governo. Il codice, messo a punto da Notar Stefano, permette infatti di individuare le variazioni apportate a un testo, scartando dal dibattito quelle che adoperano sinonimi o alterazioni che non incidono sul contenuto della norma. Una sorta di tagliola digitale, che ha però il merito di non azzerare la discussione parlamentare. Quello che ho osservato, dice Notar Stefano, è che le proposte di Calderoli erano fondamentalmente lo stesso emendamento ripetuto una quantità potenzialmente illimitata di volte. Così sono andato a cercare dei modi in cui fosse possibile raggrupparli. Il nuovo codice è stato messo a disposizione di tutti e potrà essere adottato senza la necessità di pagare i relativi diritti d'autore. Il presidente del Senato, Piero Grasso, è avvertito. A quanti è capitato di camminare con il cellulare in mano e di non guardare avanti? Sentiamo quali sono i rischi nel servizio di Azzurra Di Giovanni. Sono gli smombi e camminano tra noi. Gli smartphone zombie sono l'esercito che marcia senza mai distogliere lo sguardo dal proprio palmare, mettendo a rischio se stessi e gli altri. Se qualcuno pensava che la lockdown generation, la generazione con gli occhi giù, fosse un fenomeno passeggero, si sbagliava di grosso. La tendenza sembra riguardare il 70% della popolazione, dotata di un cellulare high-tech. Se all'inizio beccare uno smombie sbattere contro un palo o un cartello provocava una risata in chi guardava, adesso la questione è diventata più seria. Una 28enne cinese è morta, cadendo in un torrente con il cellulare in mano. Negli Stati Uniti, dal 2006 al 2014, sono aumentati da 253.000 i feriti causati da chi scrive mentre cammina. Così, con il crescere del numero degli smombie, le città hanno deciso di correre ai ripari. A Fort Lee, nel New Jersey, è stata prevista una multa di $85 per chi viene sorpreso a scrivere mentre cammina. A San Francisco e a Stoccolma, agli smombie è stata riservata una corsia preferenziale, priva di ostacoli, per poter deambulare senza problemi. Mentre, in alcuni quartieri di Londra, per evitare i bernoccoli lividi, hanno ricoperto di gomma piuma i lampioni. Non solo, è stata inventata un'app, Type and Walk, in grado di riprodurre sullo schermo del proprio cellulare la visuale che si avrebbe davanti se semplicemente si alzassero gli occhi. Una vera e propria applicazione ideata per proteggerci dagli stessi smartphone. La reputazione online adesso ha un nome e si chiama People. L'applicazione sbarcata lunedì sull'Apple Store nasce per recensire le persone che conosciamo. Il voto viene attribuito in base a tre categorie: professionale, personale e sentimentale. Ognuno avrà il proprio People Number, ovvero il totale delle raccomandazioni ricevute, che potrà essere condiviso sui social network per avere credibilità. L'utente avrà però il pieno controllo del proprio account e delle recensioni che lo riguardano. Un fotografo italiano lancia una petizione a difesa delle ultime Polaroid. La giapponese Fujifilm ha annunciato che smetterà di produrre la pellicola FP100C, l'unica adatta alle macchine fotografiche istantanee degli anni 60 e 70. Vogliamo impedire l'abbandono della fotografia romantica, scrive Francesco Gasperini sul sito di petizione online change.org. Attendere lo sviluppo delle Polaroid è una specie di magia. Il suo appello ha già raccolto 11.000 firme. Sono italiane le chiavette USB ufficiali del colossal Batman vs Superman. La Warner Bros., casa produttrice del film in uscita il 23 marzo, ha infatti affidato in esclusiva all'azienda trevigiana MyKey la creazione dei gadget informatici con le sembianze dei supereroi DC Comics. Accanto agli alter ego di Bruce Wayne e Clark Kent, protagonisti e nemici della pellicola, anche una Wonder Woman da 8 o 16 giga di memoria.
Si chiama ransomware, il virus che rapisce i dati del computer e chiede il riscatto per restituirli. Da gennaio si è sviluppata la terza versione di Tesla Crypt, che ha cominciato a colpire diverse realtà italiane, tra cui scuole, ospedali e svariate aziende. Secondo gli esperti, ogni campagna hacker di questo tipo frutta ai cybercriminali 34 milioni di dollari all'anno. I riscatti richiesti non sono elevati, si va dai 3 ai 700 euro in Bitcoin. E adesso la nostra rubrica dedicata al cinema a cura di Giulia Ronchi. Non starei dicendo che un bradipo non può essere rapido. Flash, flash, 100 metri in un flash, sono contento di vederti. In Italia, come negli USA, al cinema questa settimana vince l'animazione. L'ultimo cartone della Disney, Zootropolis, si aggiudica al primo posto ai botteghini, con un incasso rispettivamente di 9,2 milioni di euro e 73,7 milioni di dollari. È il miglior esordio di sempre per un film di animazione recente e ha battuto anche Frozen. Secondo posto nelle sale italiane per I perfetti sconosciuti di Paolo Genovese, che tratta le conseguenze più pericolose dei social network in un mondo ormai iperconnesso. Il successo del regista italiano batte questa settimana The Revenant e si piazza al quinto posto della classifica stagionale. Stasera invece, dopo una performance deludente negli USA, arriva in Italia Ave Cesare, dei Coen. Ma un altro esordio molto atteso è Forever Young, il film dello scrittore e regista di Notte prima degli esami Fausto Brizzi, che ironizza sui nuovi baby cinquantenni. Protagonista della commedia, lo youtuber e webstar Francesco Sole. Vedete però, ha più di 2 milioni di like. E torniamo tra poco con Nick e il grande nonno DJ. Questo era l'ultimo servizio, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima edizione di TG Labium Digital News.